Nel 475esimo giorno di guerra, bombe russe nella notte su Odessa, sul Mar Nero, almeno 3 le vittime. E nel frattempo la controffensiva ucraina procede più lentamente del previsto, ma continua. Secondo il comando militare, le truppe ucraine stanno guadagnando terreno in direzione di Bakhmut. Il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, durante un incontro con il presidente americano Joe Biden, ha confermato che ci sono stati progressi. The support that we are providing together to Ukraine is now making a difference on the battlefield as we speak, because the offensive is launched and the Ukrainians are making progress, making advances. It's still early days. Il presidente russo Vladimir Putin la pensa diversamente. In un incontro con un gruppo di blogger militari russi ha affermato che le forze di Mosca stanno letteralmente distruggendo l'arsenale ucraino. Non solo, come ho detto, 160 tank, 360 BMP, e non sono tutte NATO, c'è anche la sovietica produzione, la бронетехnica è uccisa. Ma прекрасно горят, come мы предполагали, и Bradley, и эти Leopardi. A Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato il capo dell'Agenzia per l'Energia Nucleare, Rafael Grossi, prima della sua visita alla centrale nucleare di Zaporizhia per valutare personalmente l'impatto della rottura della diga di Nova Kakhovka che ha causato 17 morti. A Kryvyi Rih, la città natale di Zelensky, il bilancio dell'attacco russo di martedì è salito a 11 vittime.